Benvenuti, ben ritrovati a tutti nella cucina di Archiogustus. Come sapete sto cercando di riportare un pochino in vita dei piatti dimenticati del re culinario di Apicio. Il primo episodio riguardava le carni tritate, questa volta invece vi presenterò un piatto assolutamente vegetariano e che sicuramente ci aiuterà anche a stare meglio perché è depurativo, depura il fegato, la milza, i reni e tutto quanto. Infatti è una delle zuppe lassative che Apicio ci ha lasciato e ci ha tramandato nel tempo. Questa zuppa detta lassativa in realtà non è lassativa, è soltanto molto drenante, quindi anche molto utile in vista dell'estate. Vi presento un pochino i prodotti che ho già sminuzzato. Abbiamo un porro, 3 foglie di cavolo nero e 4-5 foglie di bietola, lavate e opportunamente tagliate, sminuzzate. Qui ci sono poi gli ingredienti che ci serviranno per condire questa zuppa. Abbiamo del cumino, del pepe e del vino passito che servirà per addolcire la ricetta. Inoltre, dulcis in fundo, non può mai mancare nelle pietanze di Apicio, la famosa salsa, cioè la forma di garum che viene utilizzata per il condimento delle nostre ricette. Quindi, adesso vi metto a cucinare, prepareremo assieme questa zuppa che ha tantissimi anni ma che si prepara in pochissimo tempo. Vedrete, non ve ne pentirete, restate con me. Eccoci qui, una volta cotte le verdure possiamo passarle al robot da cucina in modo da creare una sorta di zuppa rustica, quindi ancora grossolana come si vede. Eccoci qui, abbiamo finito di preparare la nostra zuppa, il risultato sarà questo, un risultato molto soddisfacente considerando gli ingredienti poveri presenti all'interno. Basta grattare un po' di parmigiano su e già un'altra aspettativa questa zuppa. Una zuppa sicuramente economica, sicuramente molto healthy perché depurativa per il fegato, per i reni e per la milza. Vi aspetto alla prossima puntata dove vi preparerò una buonissima ricetta presa però dal quarto libro di Apicio del De Re Cucinaria. A presto, restate su Archiogustus.